La giornalista vuole vederci chiaro sulla raccolta Un futuro per Melissa e tira in ballo l'attrice, madrina della storia. Raccolte fondi private per bambini malati. Selvaggia Lucarelli torna ad occuparsene e la lente di ingrandimento si ferma sulla raccolta Un futuro per Melissa, che va avanti già da qualche anno, ma come le altre, secondo la giornalista, mancherebbe di trasparenza. A differenza di onlus e associazioni, quando le donazioni vengono fatte a privati è difficile se non impossibile tracciare i soldi e sapere che fine fanno. Un argomento spinoso, come spiega anche la Lucarelli, quando si toccano questi temi si ha paura di metterci il naso dentro. Ci si sente cinici, e invece è un segmento che va monitorato più degli altri perché è quello in cui girano più soldi, ci si commuove più facilmente per un bambino malato. La giornalista sta indagando sulle raccolte fondi da 2 anni, fa sapere su Instagram. Nell'ultimo anno ho contattato molte famiglie per avere delucidazioni sulla gestione del denaro, perché quando si parla di malattie e bambini malati c'è un giro di soldi impressionante, purtroppo non accompagnato da altrettanta trasparenza, scrive in un lungo post. Oltre a individuare ambiguità, mi interessa educare le persone a fare una beneficenza consapevole. La buona fede non basta. Per questo, quello che ripeto sempre è che le raccolte fondi su conti personali, IBAN, PostPay, stelline su FB eccetera, e senza rendicontazioni dettagliate e periodiche non vanno sostenute in alcun modo.